Toni Centocello. Ciao ragazzi, Ciao, buonasera buonasera. a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Zebroni Live, post partita Juventus-Chelsea. Andiamo con gli ospiti, Alessio, Ciao, buonasera Alessio, al buonasera. grande Roberto, il solito Roberto. Nel frattempo Ciao, aspettiamo Carlo Giummo collegato da Torino. Allora, iniziamo con le domande, ragazzi. Come avete visto questa Juventus? Alessio? ciao. Allegriana. Benissimo, benissimo. Io sono molto contento. Forse non mi aspettavo nemmeno questo risultato prima dell'inizio della partita, visto come ci siamo arrivati, visto la situazione attuale. Ma ero fiducioso sul lavoro di Allegri che si è visto. Poi vabbè, avremo modo magari di parlarne durante la puntata. Avremmo potuto anche far meglio. Per fortuna non ci troviamo qui nuovamente a parlare degli errori, di quello che poteva essere, perché in molte altre occasioni avremmo potuto far male e portarla a casa con meno Poi ansia, perché ce n'è stata tanta nel finale, anche se non abbiamo corso grandissimi insomma, rischi. diciamo più la ecco Carlo direttamente da Torino. Ci senti Carlo? Voi, aspetta, mi sentite voi? Vai, perfetto, alla grande. Grande. Come Scusate, però ci sta, era doveroso, dai. bellissimo, come è andata, Carlo? È bello, eh? Sì, dai, allora, a parte tutto, io per come l'ho vista io sono contento perché ho visto innanzitutto un grande stadio finalmente, un grande pubblico e una grande Juventus che è stato creato un filo conduttore che poi ha portato, diciamo, alla vittoria, che era la cosa che ci importava poi di più. Per quanto riguarda le analisi, chi ha giocato meglio, chi ha giocato peggio, lo Hanno giocato lascio tutti a bene. voi che sicuramente avrete modo per parlarne. Io la cosa che mi ha fatto, diciamo così, più piacere è il discorso dei 90 minuti al massimo della concentrazione. Bravo. Comunque, in ogni caso, giocavi contro i campioni d'Europa e al di là delle difficoltà loro e nostre, possiamo anche dire che abbiamo retto il confronto. Poi sui discorsi che ci facciamo da sempre. Centrocampo, non centrocampo. Lascio al tempo che trova. Spero che questa prestazione, spero che questo risultato possa essere da trampolino di lancio per quello che fino a questo momento è venuto meno, cioè l'atteggiamento mentale. Perché poi sapete meglio di me che basta un attimo per sbloccarti e poi dopo il resto viene di conseguenza, anche quando la condizione, come in questi momenti, è magari minore rispetto ad altre squadre. Non so, dallo stadio sicuramente la partita si vede in maniera diversa, c'è tutta un'altra emozione, un altro entusiasmo. Di sicuro magari non è più la Juventus che metteva sotto l'avversario e che imponeva il suo gioco per buona parte della partita. Però insomma, davanti avevi un grandissimo avversario e sul fatto che hai portato i 3 punti a casa fa ben sperare. Sì. Benissimo, benissimo. Sì, ha detto tutto Carlo, ha detto tutto anche Alessio. È stata una prestazione che veramente ci aspettavamo che riuscisse a sfornare questa Juventus. Finalmente, finalmente non si è fermata a 45 minuti, seppur i secondi 45 sono stati di grandissima sofferenza, a parte il gol in apertura di ripresa che è stato fulminante e lo ha sentito, il Chelsea lo ha sentito parecchio sulle gambe. Tutto è vero che la prima azione pericolosa, pur avendo è stato l'83esimo su quel passaggio importante per Lukaku, che Lukaku ha sprecato sull'ottimo pressing, cioè di Bonucci, che comunque ha fatto da ostacolo a una conclusione facile. Poi c'è giusto veramente il colpo di testa di Havertz all'ultimo secondo, ma ha fatto poco. Li abbiamo mandati anche. La cosa che mi è piaciuta, oltre la tenuta fisica, magari un po' meno, diciamo che dobbiamo ancora lavorare e la possiamo ancora inquadrare in poco più di 45 minuti. Certo che oggi abbiamo visto una squadra con una tenuta mentale completamente Differente diversa da da Juve. quella delle partite precedenti. Veramente, Bernardeschi ha sprecato quel pallone al 64esimo, l'unico pallone vero che abbiamo avuto nella ripresa, oltre al gol, per chiudere la partita. Non mi sento davvero di dare la croce
addosso a Bernardeschi, che ha fatto una partita di grande sostanza, un assist veramente col contagiri per Chiesa. Chiesa assolutamente il migliore in campo, però diciamo che un po' tutti hanno reso secondo le aspettative e anche di più, perché queste sono partite che puoi vincere soltanto in 11, in 11 completamente concentrati. Lo stesso Chiellini, è bastata una scivolata al 92esimo in calcio, per salvare in calcio d'angolo una pericolosa incursione da destra. Bene così, prendiamoci questi tre punti che sono d'oro in classifica, e però comunque saliamo nella consapevolezza di una squadra che vale molto di più di quello fatto vedere, di quanto fatto vedere nelle prime sei giornate di campionato. Roberto, la passiamo la parola a Carlo, che poi sicuramente ci dovrà lasciare. Carlo, esatto. Dici sì, no, no, sono esatto, sì, sì, esatto, vai. Così vi saluto. Sono d'accordo con quello che ha detto Roberto. Aggiungo una cosa su Bernardeschi, perché spesso chi è allo stadio riesce a seguire e vedere dinamiche che in televisione non si riescono a percepire, perché ovviamente la televisione inquadra il pallone. Noi allo stadio abbiamo la possibilità di vedere i giocatori nei loro movimenti, nei loro atteggiamenti, lontano dal pallone. Ecco, ragazzi, Bernardeschi è un giocatore che non si risparmia mai. Sicuramente sta attraversando un momento di difficoltà mentale e non, sicuramente avrà anche dei limiti, però lì in mezzo, ragazzi, non si risparmia mai. Io vi lascio con una provocazione, perché secondo me, al di là di tutto, in questa squadra c'è più di qualche interprete che forse non ha ancora capito la maglia che indossa. Questo poi magari avrete sicuramente modo di approfondirlo. Detto questo, siamo contenti. Sì. Scusa? È un nome, intendi quel contropiede di Rabiot? No, no, preferisco poi alla prossima diretta, quando sarò di persona, perché adesso magari balia dell'entusiasmo, rischi di dire cose magari poco corrette. Comunque dai, vi saluto da Torino, ci siamo portati a casa i nostri tre punti. Come? Ciao. Buon rientro. Grazie, ragazzi, alla prossima. Anzi, vi invito a tornare allo stadio, perché ci manca. Sì, va certo. Benissimo. Va bene. Sì. Ciao Carlo, ci sentiamo. Ciao, grazie. Oggi c'è stata anche una parvenza di cuori ogni tanto, sì. Qualche sprazzo, eh? Sono stati incitati i ragazzi. Quindi... Allora, io ragazzi volevo dire, secondo me, faccio anche una domanda, ma secondo voi questa sera, con questo modulo, secondo me Allegri potrebbe aver trovato l'assetto tattico giusto? Perché così, con gli interpreti di centrocampo a tre, perché abbiamo giocato le 3-5-2, però squadra molto allegriana, ha detto bene Alessio prima, è stata una squadra molto cinica, abituata, cioè ci siamo abituati a vedere quello che era la Juve di Allegri, dove subisce zero e l'occasione ti fa gol. Subisce zero, se c'hai la tenuta mentale, non è, noi abbiamo subito zero, ma per nostro merito, nel senso, certo. Sì, li abbiamo mandati sempre sul calcio d'angolo per vie laterali, ma rimbalzavano. Sì. Ma tutti Locatelli, prima un ragazzo ci faceva una domanda su Locatelli, e Locatelli sì, è importantissimo per il centrocampo della Juventus, perché oltre a un giocatore che mette qualità, mette tanta quantità. Un giocatore che va anche sui contrasti, oggi bene tutti, perché è la concentrazione, e cioè oggi tutti i giocatori hanno avuto la concentrazione giusta, la cattiveria, che sia un auspicio per le altre partite, quelle che non abbiamo avuto fino adesso, e sicuramente abbiamo anche trovato pure un po' di condizione fisica, quella che è mancata e si vedeva. Sì, forse aspettiamo. 70 minuti circa abbiamo anche retto, poi sì. Poi ci sta, ti mancano anche in avanti i punti di riferimento, come Dybala e Morata. Chiesa, ragazzi, stratosferico. Chiesa veramente impressionante. C'è una costante: quando noi siamo messi un po' con le spalle al muro, quando siamo in difficoltà, la sì. Juve è sempre la Juve, non muore mai. Anche oggi la carta spacciati contro i campioni di carica, senza giocatori direi più che importanti, eppure sporca, ma l'abbiamo portata a casa. Sì, Flavia Luciani ci dice: questa sera vinta anche con il cuore, certamente, e lì si vede la Juve, veramente. Guarda, questa sera a me mi è proprio piaciuta tantissimo, vero proprio, cioè io veramente ero
una squadra proprio rinata mentalmente, sì, fisicamente. Per quella che è la stagione, infatti, ora bisogna soltanto cercare di dare un po' di continuità a queste prestazioni, perché non abbiamo neanche il tempo di esultare che sabato ci aspettano sì, al varco. Però arriviamo al derby con rinnovate speranze, con insomma, diciamo, certo, con l'umore un po' più a mille. Anche con un'altra consapevolezza, un'altra autostima. Non eravamo affatto al completo. Quindi, ragazzi, questa è una prestazione comunque importante. Certo. Senza subire reti dopo tantissimo tempo nella partita più difficile abbiamo fatto un secondo tempo finalmente all'altezza della situazione dopo averne forati 6 di fila, cioè cosa ti fa capire che la testa è importante, quindi dà anche forse una soluzione ai nostri dubbi: è un problema fisico o di testa? Allora, oggi possiamo dire che il problema mentale lo abbiamo risolto, non abbiamo fatto tanto di più dopo il gol, sia perché noi eravamo in vantaggio e quindi lasciavamo a loro l'iniziativa, sia perché evidentemente stiamo risolvendo piano piano il problema mentale ed è rimasto quello fisico, che io tra le due cose preferisco nettamente, preferisco avere quello mentale e sapere che quello fisico arriverà, perché acquisire quello mentale è molto più difficile ed è molto più complicato e potrebbe portare, cioè potrebbe non arrivare mai e quindi vai alla deriva. Invece quello fisico sono fiducioso che arriverà, tenuto conto, come abbiamo detto tante volte, che le squadre di Allegri sono dei diesel che partono a rilento ma poi prendono quota. Quindi, ragazzi, comunque voglio sapere da voi due, da Carlo e da Alessio. Uno. Vai. Voglio sapere proprio la parolaccia sulla ripartenza sbagliata a Rabiot, che è stata veramente una nota dolente, quel contropiede portato in quella maniera, per quanto lui fosse stato poi tra l'altro anche bravo a uscire da determinate situazioni dalla nostra tre quarti. E poi le azioni senza senso di Chiesa. Lui alla fine del primo tempo, al 39esimo, scatta sulla sinistra facendo un allungo, sì, 2 metri dietro al difensore del Chelsea e lo supera come bere un bicchiere d'acqua. Così anche come nell'unica occasione al 20esimo, subito dopo la ripartenza sbagliata da Rabiot, lui con un tocco supera la linea difensiva, il difensore, mi sembra Rudiger, e va al tiro in una maniera impressionante, una facilità di calcio che io veramente faccio fatica a ricordare, cioè non voglio tirare forse fuori Douglas Costa, però se Douglas Costa era più appariscente, tecnicamente più forte, lui è decisamente più cinico, più decisivo. Sì, cinico. Proprio è un giocatore... Va più a sodo. Lui concedeva, Douglas Costa concedeva allo Chiesa, il DNA Juve, Douglas Costa è lontanamente. Questo avrebbe potuto giocare nella Juve di Lippi, sarebbe stato perfetto. Sì, sì, bravo. Un gioco straordinario, si conferma sempre di più, ragazzi. Comunque, veramente, veramente, non lo so, è esaltante. Ecco, in questo momento abbiamo un giocatore esaltante che è lui. Volevo sapere da come l'avete preso il Rabiot. Ora, da dove vuoi dire? Dalle parolacce? Sull'errore di Rabiot. Se le tirate però lui, per sì, quanto poi è stato bravo sul gol, sul gol è stato bravo perché ha fatto un bel ponte per Bernardeschi sul lancio di Bonucci, che insomma comunque pregevole. Sì, sicuramente ci sono state delle imprecazioni per Rabiot. Per quanto riguarda Chiesa, commentavamo con i ragazzi, anzi se mi date l'occasione di salutare, perché come no, prego. No, dobbiamo salutare tutti. Tutti i soci del gruppo, ancora noi, che ho cacciato in fretta e furia, che c'era un clima da stadio qui che non era possibile collegarsi perché c'era giustamente un po' di euforia e di orgoglio. E parlavamo proprio di queste accelerazioni di Chiesa senza senso. Pensavamo su quell'azione che hai citato prima, Roberto, sull'allungo sui due. Pensavo che magari il primo riuscisse a superarlo e sul secondo magari arrivasse il raddoppio del difensore. Invece vederlo spuntare, averla meglio anche tra i due, ma come il vento,
fa delle cose davvero importanti, davvero siamo tutti innamorati di Chiesa, perché ne vorremmo, diceva un altro socio, ce ne servirebbe uno per reparto. E poi comunque, non so se siete d'accordo con me, e prendo spunto da Giubo 71, Locatelli, ragazzi, ha sistemato... Sì, oggi ha giocato, poi oggi, ma lui l'ha detto prima, ha giocato di quantità, oltre quali... di qualità. E quantità, esatto. Ma anche come si mette a disturbare, poi subito a impostare, un giocatore veramente di livello superiore rispetto ai centrocampisti che sono anche in rosa e che comunque non hanno demeritato. Oggi, a mio avviso, più Bentancur di era più partita Bentancur. Sì, sì, oggi ha fatto una grossa partita Bentancur, quello c'è da lì, c'è da dire. A me, ritornando a quello che ha detto Roberto... Scusami se ti interrompo, sì, Carlo, sì, chiudere su Bentancur. Oggi ho rivisto sprazzi del Bentancur che ci lasciava ben sperare, il primo che arrivò con Allegri, un ragazzo talentuoso, sì, io gli ricordo ancora delle grandi qualità e delle grandi doti fisiche. Negli ultimi 2 anni sappiamo tutti che si è un po' perso, però l'augurio è che il mister abbia trovato la posizione giusta per lui e che lui ritorni ad avere un po' più di stima e che il pubblico continui ad incitare invece di fischiare al primo appoggio sbagliato. Lui deve, lo sappiamo, non deve fare l'ultimo passaggio, quindi voglio dire, una volta che lo fai, devi fare tutto il resto, ma cerca di farlo bene, tutto il resto, perché a noi serve anche quello. Cioè, ragazzi, non è che Furino faceva l'ultimo passaggio, però è diventato una bandiera. Era dominante, certo. Deve fare il suo, se gli fai, lo fai diventare un... Guarda, a me, per dirti sì, l'abbiamo sempre detto che Bentancur è un grosso gruppo da palloni, tornando a Rabiot, la lasciamo stare perché WhatsApp, un mio amico, non si sa quanti ne ha dette, io ho lasciato perdere perché ormai ci ho perso le speranze, perché quando è così, cioè, per me lui pecca di sufficienza. Guarda Carlo, Vede che è una cosa mentale, non, cioè, Carlo, fa un'apertura su Cuadrado spettacolare nell'azione del gol sbagliato da Bernardeschi, sì, sì. Spettacolare su un ripiegamento difensivo, una palla sua, la difesa come col difensore che era il doppio fisicamente, è caduto lui per terra. Cioè, è vero. Ma sì, forse la cosa che fa più rabbia è che spesso si fa sovrastare fisicamente, con quel fisico che si ritrova inaccettabile, bravo. Si addormentasse, come se si addormentasse. Comunque questa sera possiamo essere più che soddisfatti, era tanto che non vedevo la Juve, a me è piaciuta, cioè io sarà che ma oggi io voglio la Juve, è così la miglior Juve della stagione, la migliore, sì, sì. Della stagione, secondo voi qual è? Che... Milan, abbiamo fatto 3 passi avanti, sì, sì, ma anche perché hai fatto 3 passi avanti perché tu sei stato costante nell'arco di 95 minuti. Certo. È quello che va bene. No, a stasera è stato proprio questo. La costanza, il non uscire mai, come dice spesso il mister, non uscire mai dalla partita. Bravo. Cosa che spesso sistematicamente, fino ad ora. Assolutamente. Poi... il calcio, la palla rotonda davvero è capace che il Chelsea ti faceva l'1-1 dopo 10 minuti dal gol e noi ci crollavamo psicologicamente. Ho capito, tutto può essere. Nel contempo però resta una prestazione a mio avviso importante. Certo, Kovacic è un'altra cosa rispetto a Kanté, concede di più allo spettacolo Kanté. È però un bel giocatore Kovacic, palla a mezzo piedi lui la porti in mia via, una bella ruspa, però era proprio l'impatto di un Kanté in una partita. Però Kanté a livello di quantità fa quello che fa tutto il gioco. Sì. Però ragazzi, ci mancava anche a noi Morata e Dybala, nel senso che certo. Adesso non è ogni volta che dobbiamo prendere dei meriti, dobbiamo levarci perché manteniamo i piedi per terra. sì, però no. Oggi è giusto, io sono uno molto schietto su quando giudico la Juve, cioè sono tifosissimo, però se devo criticarla sarò il primo a farlo, però è giusto pure che quando va lodata deve essere lodata, perché oggi tutti i giocatori sono stati perfetti, a parte le battute
Io sono sicuro che la Juve di Allegri ripartirà con 3-5-2. Ci vogliamo vedere se è così? Può essere. Ne sapremo di parlare. Guarda Carlo, comunque noi possiamo girarci intorno quanto vogliamo, ma anche oggi l'abbiamo visto, è l'atteggiamento che fa la differenza. Sì, io sono d'accordo con quella palla non doveva passare, e i raddoppi di marcatura triplicavano. C'è Bentancur che al primo tempo salva rischiando un fallo da rigore, volata, non so se l'avete presente, ma quello in campionato io dubito che nelle 6 partite precedenti, forse col Milan l'avrebbe fatta, ma in altre partite no. E allora bisogna entrare nell'ottica che questa squadra deve pensare all'Empoli come se fosse il Chelsea. E quella è la scintilla che deve scattare. Nel contempo, se ho detto domenica un altro passettino, niente di entusiasmante, ma un altro passettino, dopo aver fatto dei passi all'indietro nelle prime giornate, poi aver cominciato a ingranare con dei passettini da Napoli, non dimentichiamoci che a Napoli abbiamo giocato con una squadra decimata per un larghi tratti della partita, oggi abbiamo fatto un bel passo avanti e speriamo di confermarci. Tom the Road dice bene, dice tra tutti i complimenti ne ho sentiti troppo pochi nei confronti del mister, e ha ragione, che oggi Allegri l'ha letta bene la partita, e ha fatto, secondo me, ha preparato la partita come la doveva essere preparata, con le assenze in avanti. La Juve Allegrana è uno dei complimenti migliori che posso fare al mister, perché io sono uno di quelli che l'ha sempre difeso a spada tratta e che non avrebbe voluto neanche che si interrompesse così quel ciclo. Qui ci dicono, Tiziano ci dice, è ben vero che ci offrono 40 milioni per McKennie? Beh, penso che se ci offrono veramente 40 milioni per McKennie, la Juve lo cede, glielo porta subito, neanche gli dice. Anche perché se voi ci avete fatto caso, all'80esimo c'è stato uno scatto di Kovacic a palla al piede, che ha giocato 80 minuti, McKennie che era entrato da 5 minuti, non gli è stato dietro. Porca miseria, fatto, ma che è? Certo. Che poi a me mi dispiace, perché McKennie ha delle qualità veramente importanti, perché è un centrocampista di quantità, bravo tecnicamente, si inserisce. Ma probabilmente deve capire ancora che la vita di atleta è un'altra cosa, perché sai, questi sono anche americani, capito? Infatti c'è stato il problema, che hanno detto che il preparatore atletico ha detto che il nutrizionista, vorrei dire, che lui ha difficoltà a mantenere una dieta rigida. Cioè lui è proprio americano, gli piace sempre mangiare hamburger, patatine, tutto il giorno così. Gli porterà parecchie grane in una carriera che dura 10 anni, 10, 12, 15 anni. Perché tu, questo calcio, nel calcio degli anni 80, 70, potevi avere dei limiti dal punto di vista alimentare, tempi di non atleti che comunque riuscivano a giocare a determinati livelli. Ma in questo calcio esasperato, dove la fisicità ha preso il sopravvento in assoluto, ragazzi, tu se non fai vita da atleta, non dico monastica come quella di Ronaldo, però devi essere comunque all'altezza della situazione, devi essere veramente un professionista a 180 gradi. Certo, Mimmo ci chiede che possibilità abbiamo di rinforzarci a gennaio. Io, da come so, Allegri so che ha chiesto comunque un centrocampista. Vediamo gennaio poi quello che succede, se parte Ramsey magari in prestito, viceversa. Se... questo ad oggi è una domanda un po' difficile. Se serve io lo accompagno Ramsey, ovunque lui voglia andare, io mi rendo disponibile. Oggi è infortunato l'altra volta. Che fai a prendere? Non ne volevo parlare perché insomma è una bella serata, però purtroppo la verità è che è difficile anche cercare di monetizzare da un giocatore così. Certo. Come fai? È arrivato magari 5 anni fa, lo mettevi a partita in corso e riuscivi anche a strappare una bella plusvalenza vendendolo a qualcuno, perché avrebbe anche fatto meno peggio o benino. Però oggi, dove ti aspetti da un ingaggio del genere di essere determinante, è inutile girarci intorno, sappiamo tutti che non può essere un giocatore determinante, quindi... Io invece temo che, non avendo mai visto dei gran colpi di mercato nel... No.
gennaio. Allora, vi giro questa domanda, Robè, che ci fa Pino Stellacci, dove collochereste Arthur in questo centrocampo? Vai Alessio e poi Roberto. Vai. Pino è uno dei soci fondatori del gruppo e lo saluto. Ciao, ciao Pino. Dove collocherei Arthur? Arthur, secondo me, ha dei piedi buoni, ha delle buone qualità, però l'anno scorso è stato discontinuo, non si è capito molto qual era il ruolo, faccio fatica a giudicarlo. Io ero contento del suo arrivo perché secondo me, per come siamo messi a centrocampo, uno che la carezza bene la palla e che ha un buon possesso di palla non fa male. Ora bisognerà capire in che modo si potrà integrare, però io ci credo ancora, cioè spero ancora che Arthur possa essere una bella sorpresa, possa essere lui magari l'acquisto di, se non di gennaio, già della ripresa, perché da quanto ci dicono dovrebbero rientrare tutti dopo la sosta. Roberto? Io sì, sono completamente d'accordo con Alessio, con la variante che non abbiamo mai visto Arthur con un compagno di reparto all'altezza, però, e quest'anno potrebbe avercelo. È un uomo così d'ordine come Arthur, accanto a uno più verticalizzante come Locatelli, potrebbe essere un giusto mix. Il problema è come sarà dal punto di vista fisico, come si riprende da un'operazione. Che è stata abbastanza delicata, ho visto le foto, una bella cultura. Sì, sì. Poi lui è un interno di centrocampo. L'altro anno è stato adattato da Pirlo, gioca davanti alla difesa. Io vorrei bene un Locatelli, Arthur e Pogba. Così mi piacerebbe, perché Arthur adesso queste partite così, essendo un giocatore forte tecnicamente. Rabiot e Ramsey, non fai male a vederci bene Pogba al suo posto. Avendo una tecnica così, Arthur queste partite serve, perché è uno che la palla te la nasconde. Immagina Arthur che nasconde la palla, gira e rigira attorno a se stesso, e poi Locatelli che si libera e fa lui, sì. senza tanto verticalizzare a Locatelli, che poi ci pensa Locatelli, che dovrà soltanto trovare il posto giusto per farsi trovare. Non l'ha mai data a qualcuno con il piede delicato Arthur, si trovava Massimiliano sempre... Infatti ci fa notare che a Barcellona giocava mezzala al posto di Vidal. A Barcellona era mezzala e poi era forte, cioè Arthur, ragazzi, per me, perché lui non ha i lanci in verticale, lui è un giocatore che al limite dell'area ti fa il passaggio giusto, né più lungo né più corto. Il passaggio giusto. E quanti ne sbagliamo di quei passaggi? Tanti. Ma se la palla ce l'ha sempre o Bentancur o Rabiot a fare quel passaggio lì, o parto facendo un compito che probabilmente loro non hanno nelle doti. E ho capito Alessio, però sarei d'accordo con me che sono giocatori da fondamento, da progressione. Il problema è che quei giocatori, quelle progressioni, quante volte le possono fare in una partita? Forte in Europa, ma in Italia mai. No, Rabiot, tipo il gol che fece al Milan, non so se ve lo ricordate, spettacolare. Ma quante ne puoi fare di quelle? La partita dura 90 minuti, devi essere preciso nel corto, nel medio, nel lungo, veloce di testa, darla di prima. Un po' quello che diceva Allegri su Chiesa, quando gli diceva giustamente ha un grandissimo potenziale, ma deve imparare a gestirsi, perché se dà tutto con delle accelerazioni magari inutili, poi rischi di arrivare dopo un'ora che sei da buttare via, sei da cambiare, e quindi anche fa parte di un percorso di crescita. Non lo so, certo. Resto sempre interdetto, perché potenzialmente aveva cominciato malissimo, che ti lascia illudere di essere malissimo con Sarri. Poi quando abbiamo ripreso dopo quel campionato finito a luglio, meno male che c'era lui, perché e Rabiot è stato decisivo, perché era tra i pochi che si salvava. Ricomincia la stagione di nuovo un vortice tutto l'anno successivo, insomma troppo altalenante sia in partita che come fasi storiche del campionato. Improvvisamente si spegne, si accende, fa un po'. Ecco, è proprio il contrario di Chiesa, che tu lo vedi la faccia e dici questo è uno da Juventus,
e rimane certo. Forte come il melone, che la prova del melone che tu lo compri può essere avariato, può essere il migliore del mondo, ma non possiamo permettercelo, perché lui deve essere il frutto, devi essere sempre sicuro che sia quello più buono se gioca nella Juventus. Non puoi correre i rischi di un giocatore che ora ti inventa una zidanata e per 89 minuti dorme o per 5 partite intere. Certo. Non lo so. Comunque già oggi come ha giocato, perché oggi tutti sono sulla sufficienza, ripeto, oggi era da essere tutti completamente in partita, e diciamo a parte quell'assist sciagurato, lo salviamo. Certo. E niente ragazzi, mo sabato domenica ci abbiamo il derby. Alessio, non ti senti? Hai toccato il tasto? Oh, sabato okay. alle 18. Sabato alle 18. E niente, sabato 18 alle 9. Alle 9 dovremmo fare l'altra diretta. E per sabato cosa, come la vedete? Pronostico, sensazioni? Dai. Allegri. Spero ti tenga un po' così sulle corde, che ora non ci, cioè che ci sia giustamente l'entusiasmo e certo. l'auto serve, però sappiamo benissimo che il derby è sempre una partita a sé, e quindi poi, bisogna stare con la giusta umiltà. Quest'anno penso un po' ancora di più, perché Juric è un allenatore bravo, preparato, e poi è uno che fa giocare a uomo e corre 90 minuti uomo su uomo, e sarà molto difficile. Torino è partito malissimo, ma sta trovando gli equilibri, sta trovando i risultati. È un derby tra i più equilibrati degli ultimi anni. Noi arriviamo dalla fatica di Champions, che mentalmente e fisicamente si fa sentire. Siamo comunque in emergenza lo stesso. Quindi certo. affrontiamola con bravi a trovare la stessa umiltà. E la cattiveria, bravo Alessio. Come se non avessimo vinto oggi, ma con la consapevolezza che abbiamo vinto oggi, quindi non è facile fare. Hai fatto due passi indietro, e purtroppo in campionato, che è la cosa a cui io personalmente tengo di più, tra l'altro le prospettive della squadra, che non è che abbiamo poi oggettivamente uno squadrone, sì, ora oggi siamo più fiduciosi, però purtroppo la Champions è sempre una competizione che fa una storia a sé, e quindi diciamo che viene dopo la qualificazione, lo prendiamo per buono. Sì, bravo, sì, sì. Esatto. La qualificazione che è fondamentale. Di parlare di quello che è più importante della squadra, ovvero la dirigenza, perché è da lì che si parte per poter pensare di essere competitivi. E al momento sì, io soltanto l'unica operazione positiva è quella di aver riportato Allegri alla guida. Per tutto il resto ci sarà da attendere, ci saranno purtroppo forse un po' di alti e bassi, però sono più fiducioso col fatto che ci sia lui che ha un po' il manico. Beh, speriamo davvero, cioè soprattutto trovare la tranquillità che abbiamo perso nei due anni precedenti. La tranquillità io oltre quello. Sì, sì. Ma io penso che i ragazzi questa sera hanno capito come devono giocare devono affrontare le partite, e domenica è la prova del 9, cioè tu domenica vai col Torino in casa loro e devi vincere. Allora se tu vinci cominci a mettere pressione anche davanti, perché pensano che la Juve comunque comincia a capire che è tornata, nel senso che non possono prendere la leggera, perché basta un filotto di 8-9 partite e ti ritrovi là, perché prima o poi anche il Napoli perderà qualche punto. Cioè tu la stagione peggiore che hai fatto stai a 6 punti dall'Inter, sono due partite, certo, cioè, dobbiamo pensare anche a quello. Mettici che hai buttato via, hai regalato la prima con l'Udinese, dai, ho regalata quella, è Udinese-Empoli la differenza, dai ragazzi. Hai capito ragazzi, perdere a Napoli ma probabilmente può giocare Ken, come dice Massimiliano qua domenica, però io per me a lei ripete la coppia Bernardeschi-Chiesa, pensa un po' che ti dico. Io ero a Udine con i ragazzi e solitamente non lo faccio mai, perché non amo mai parlare durante la partita, un po'
non so se per scaramanzia, superstizione, non so, chiamatela un po' come preferite, però ci lasciamo sfuggire finalmente una Juve, perché in quella prima mezz'ora pronti via io avevo subito ritrovato la mia Juve, la squadra pure io, bella, belli, aggressivi al primo, alla prima occasione sull'errore dell'avversario, buon speculato, si è andato sul raddoppio e poi da lì insomma sappiamo tutti com'è andato e cosa è iniziato. Però non possiamo che, se guardiamo quella partita o appunto quella che citavate di la prima in casa con l'Empoli, non possiamo che constatare che abbiamo fatto forse anche più di 3 passi in avanti, Roberto. Sì, sì. No, allora, oggi rispetto a quella 3 passi in mezzo, da Empoli ad oggi avevamo fatto gli altri, l'altro 1,5 passi l'avevamo fatto nelle partite precedenti e 1,5 passi tutto oggi insieme, diciamo così. Sì, ci vuole continuità, però io li ho visti finalmente un po' più responsabilizzati, come Carlo. Sì. Capevoli anche dell'importanza della maglia che indossano e dell'importanza che ha ogni singolo pallone. Vabbè, ragazzi, diciamocelo chiaramente, cioè, questa Juve bastava un 45 minuti di questa Juve con l'Empoli, non di più. Sì, sì. Purtroppo, evidentemente era un percorso, uno scotto che dovevamo pagare, magari è quello il... Mi sento di dire meglio che è accaduto subito e non che siamo già subito spalle al muro, perché sennò poi crollavi senza capire. Crollare a gennaio sarebbe stato psicologicamente più, più tosta, sì, più, sì, piuttosto. Vabbè, Robè, io dai, ultimo giro, per... ci dobbiamo lasciare ai 40 minuti, non abbiamo tempo oggi. Ci ripromettiamo innanzitutto di richiamare Alessio. Sì, sì. Prossimamente, ma veramente tieniti sempre pronto, perché con piacere, anzi colgo l'occasione per ringraziarvi dell'invito. È stato un piacere. Come ci mancherebbe, Alessio, quando vuoi. Diamo i 3 migliori in campo, fermo restando che davvero oggi dobbiamo lodare tutti quanti, perché sono stati davvero tutti quanti, ci hanno regalato una bella gioia, una bella gioia. Comincerei da Carlo, 3 nomi, anche se ci ripetiamo, perché probabilmente ci ripeteremo. Una bella lotta, perché Chiesa, Chiesa, la difesa è stata perfetta. Tre è difficile, metto Chiesa, la difesa è stata perfetta, perché pure De Ligt ha fatto una partita spettacolare. Io avrei detto sì. Veramente, anzi alcune volte partiva all'attacco. Bonucci, Bentancur, Locatelli, Quadrato, Alexandro, Danilo, oggi, cioè io Quadrato secondo me è un filo meno. Sì, trovo difficile. Comunque io concordo con Tunderod, io Allegri, perché secondo me come ha letto la partita oggi è stato il top. Comunque anche come Pino, guarda, io i 3 miei sono questi qua, di Pino Stellacci, Bonucci, Chiesa e Locatelli. Vai Alessio. Io forse, non so, tra Bonucci e De Ligt, pure io, però ci terrei, visto che l'abbiamo crocifisso, Bernardeschi, delle grandi responsabilità, sia a citare Bernardeschi per il gol, ma anche Szczęsny, che oggi l'ho visto uscire. Bravo. Di porta. Bravo. Una volta l'ho visto oltrepassare la nostra area piccola, in uscite sicure, anche travolgendo Bonucci, ma va bene, è quello che deve fare, è stato sicuro. Cosa che lo volevo sottolineare, perché insomma, visto il momento che allora, visto che si è sicuro che Chiesa e Locatelli, che sono anche i miei, sono stati i migliori, io per lo stesso motivo do la mia palma anche a Danilo, ragazzi. Cioè, bravo, infatti era difficilissimo da scegliere. Presentissimo per 96 minuti. Pure Alessandro ha fatto questa partita. Forse che si è guadagnato per me la numero 6. Sì. Bravo. Vabbè, lui se l'era già guadagnata con le dichiarazioni e con i fatti, dopo un primo anno un primo anno che ci ha fatto dubitare tanto, però diciamo che 40 milioni più Danilo per Cancelo sono tanta roba. Io dico che alla conti fatti, pur essendo Cancelo un bel giocatore, anche infatti forte, però non possiamo lamentarci. Danilo è un giocatore affidabile, non si rompe mai, è affidabile, è il ruolo, capito? Ed è coperto,
quindi è una certezza, come dice giustamente Massimiliano Lelio. È un'esperienza che ha internazionale Danilo, e non a caso quest'anno, visto che noi ogni anno mettiamo una maglia al club, l'anno scorso è toccato a Chiesa, quest'anno mettiamo quella di Danilo con ansia. Avevamo richiesto quella di Danilo perché ci crediamo molto in lui. Bello, va bene ragazzi, è stato grazie un piacere, grazie di tutto, forza Juve, grazie Alessio, quando vuoi sei ora benvenuto. Grazie a voi, è stato un mio piacere. Un abbraccio. Buonanotte, forza Juve, ciao ragazzi, ci vediamo sabato, ciao ragazzi.